io ho pensato, dico, oggi faccio il nacchero perché ci vuole, perché me lo chiedono, perché ogni tanto deve affacciarsi e anche lui ha le sue esigenze. Poi sono capitato in un posto e io non lo so, ma io credo che si debba invece, credo di averlo già fatto tempo fa, quando andavo nei luoghi e utilizzavo il nome della città per insomma per imbastire una situazione del sondaggio. E io devo dire il nome di questa città, mi è capitato così per caso, l'ho messa come elenco così di numeri, e devo dire che è un nome irresistibile, per cui conosceremo il nome di questa città, conosceremo il nome della città a cui telefonerò. Sì, no, che ne so, un'altra volta, scusa, ma mi viene troppo troppo comodo, insomma, quindi passo a fare una semplice domanda, farò semplicemente una domanda a chi mi risponde. Il numero selezionato è che? Ecco, vabbè. Se è quel paese lì a cui sto telefonando, è quella città lì, insomma, a cui sto telefonando, no? Ecco, quindi vediamo come mi rispondono vediamo un po', eh? È perché il nome è troppo bello. Sì, no, vediamo, sentiamo, dai, vediamo. Intanto deve rispondere qualcuno, no? Siamo nel sud. Vediamo se. No, non risponde perché a quest'ora sono ancora tutti in giro, no? Non hanno voglia di andare a mangiare così presto. E allora non sono in casa. Ma prima o poi qualcuno in casa lo troviamo e la fatidica domanda scatterà. E loro non potranno altro che rispondermi di sì, malgrado tutto. Che vuoi fare? Aspettiamo con ansia, insomma con tranquillità, via, con la voglia di parlare con qualcuno, di esprimersi purtroppo e fare esprimere, a me piace fare esprimere oltre che esprimere, no? Sì. Purtroppo vedo che anche qui è proprio normale, insomma, che nelle case a quest'ora non ci sia nessuno, mentre nelle nostre case normalmente a quest'ora qualcuno c'è, no? Lo straccio di casalinga è fatto a mangiare, no? Vediamo qua ancora, dai, via, andiamo, già alle due mangiano, ma anche prima di mangiare, proprio non stare in casa lo stesso, no? Sì, sta fuori all'aperto, Nini, per il momento però proprio niente, ma appena risponderà qualcuno, se poi risponde una donna, ancora meglio, no? Pronto? Ah, sì, pronto, senta, ma è Troia? Sì. Ecco, allora quando posso venire, signora? Dove? Da lei. E chi parla? Mi ha detto che è Troia, signora. Quanto ci vuole? Non ho capito. Quanto spendo, signora, per venire lì? Scusa, qui a me piace, a me piace andare a Troia, signora, che ci posso fare? Quanto si spende, signora? No, mi dica. Ma cosa ride, signora? Io ho chiesto, è Troia. Prende, lei sbagliato persona. Ma come persona? Lei mi ha detto sì. Abito a Troia, non sono Troia. Una Troia. Non è una Troia? Non sono una Troia. Cara, ti amo. ecco il punto. La zona è Troia, eh? E quando io chiedo alla signora è Troia, lei non può che rispondermi di sì. Oh, che divertente! Va bene, noi proseguiamo, no? Con altre signore, questa può essere fatta anche una risata. Abito a Troia, ma non sono una Troia. Brava signora, così si dice, brava. E andiamo a vedere un'altra persona. vabbè. Mi sembra aver fatto qualcosa proprio sempre a Troia, proprio uguale a così, a questo, cioè, perché mi ispira a questa cosa, no? Chiedere, giocare sul nome di questo posto. E qui non risponde nessuno, abbiamo avuto un'unica donna e non era nemmeno una Troia. Cosa stai facendo? Non so, sbagliato. Mi scivola il dito a volte, no? Sì. Ecco, sì. Ecco, vai, ecco, sei l'ultimo. Ecco. Ma vai, anche se sbaglio, non importa. Non mi servono i nomi, un nome solo mi serve, ed è quello della località. Vediamo un pochino qui, Pronto? Signora, buongiorno. Senta, è Troia? Sì.
Sì. Ecco, va bene, senta, allora posso venire così dopo pranzo, va bene? Dopo pranzo mi viene sempre un po' di voglia. A far che cosa? A far che cosa? Se è troia, signora, non posso, non sto mica qui a descrivere, no? Eh? Signora? Signora? Ma bisogna chiamarla questa signora. Io poi non specifico, io non specifico, rimango sempre nel dubbio astienti. Sì. No, nel dubbio nel senso, nel doppio senso, ma senza specificare. Pronto? Sì, pronto. Prima ho chiamato una signora, mi ha detto che è troia. Mi sente? Naccherino, pronto? Pronto? Allora. Io non so, non importa, no, però lo voglio richiamare perché questo qui si merita solo di essere richiamato, perché Doddo, sì, io richiamai, non rispondono, vabbè non importa, si vede qui è proprio andato, a puttare, tutto a puttare, va bene, anzi a troia, sì a troia, a me piace andare a troia, tra l'altro devo dire la verità, ci sono pure stato in questo posto, sì, sono stato a troia, davvero, no, mai con le troie, ma a troia, pronto? Sì, pronto, buongiorno, troia? Sì. Ah, ecco, va bene, vabbè, insomma, me la passi allora. Ma è andato via, mamma mia, ci pensano un attimo, poi realizzano il fatto di stare a troia, li penalizza un po', li penalizza per forza, sì, nel senso li penalizza, dunque, quindi ai. Andiamo avanti, facciamole tante così, sempre con questo doppio senso, con questo equivoco, vediamo un po' che cosa viene fuori, no? da loro soprattutto, perché io propongo e loro devono rilanciare in qualche modo, no? Sì, solo che poi sono quelli che mancano, una cosa e l'altra, sì. Vedo che non c'è nessuno qui, c'è una scarsa affluenza, sì, come alle urne, sì, nel sud c'è sempre stata la più scarsa affluenza rispetto alle altre zone d'Italia, pensa a Troia, ma Troia, ma non è mica... Pronto? Sì, pronto signora, è Troia? Sì. Ah, mi fa piacere, senta, posso venire allora dopo pranzo? E chi siete? Chi siete? No, sono solo signora, sono solo, non siamo, sono solo, sono io e basta. Non so chi è. Volevo sapere quanto costa. Che cosa? Andare a Troia. E che ne so da dove venite? Ma io vengo dall'Uccello di solito, ma faccia lei, non lo so, ma dico, quanto ci vuole? Mi dica, se mi dice più o meno quanto ci vuole, mi preparo, insomma, no? Aspetta un attimo. Sì. Pronto? Chi pronto? È? Sì, buongiorno. Buongiorno. È Troia? Sì. Anche lei? No, sì, vabbè. Dicevo, ma lei è la figlia? Di chi? Glielo stavo per dire. Guardi, glielo stavo veramente per dire. Ma siccome magari non so nemmeno se sia... Lei è maggiorenne? Mi scusi. No, se è maggiorenne, parlo con lei, se no... Ok, salve. Arrivederci. Ma... è figlia di Troia. Non gliel'ho detto perché sono buono, voglio giocare solo, ecco, di finezza, se si può dire così, sul nome di questa località, ecco, e quindi non voglio entrare in particolari né offendere, per carità, nessuno, perché in questo modo io dico è Troia e tutte mi dicono sì. Sì, cioè, ma non si rendono conto, vabbè, sì, vabbè. Vabbè, io continuo, vado avanti, vado da altre persone, continuo con questa tiritera perché voglio saggiare le donne di Troia. Ecco, come si chiameranno le donne di Troia? Gli abitanti di Troia, troiesi, troiani, troiai, si chiamano Troia. Questo credo che sia giusto anche chiederlo a qualcuno che mi risponde, come si chiamano gli abitanti di Troia. Sì. Forse troioni, non so, troianesi, forse troianesi è il meno compromettente, troianesi mi sembra più carino, eh? Che dite? Boh.
cerchiamo di capirlo. Troiani, un po' troppo. Pronto? Sì, pronto, è Troia? Sono Vingiano. È come? Ditemi. Lei non è italiano? Io sì. Ah, sì, però parli italiano allora. Senta, sì, sì. È Troia? Sì. Ah, ecco. Me la passa per favore, voglio parlarci un attimo. Chi? Mi devo passare? Sì, ma tu quanti anni hai, scusa? Io 15. Ah, 15. Senti, passami la mamma, qualcuno, insomma, c'è tua madre? C'è nonno. C'è il nonno, passami il nonno, va. Nonno! È una carina, stavo a parlare di Troia. Però... Che ne saccio? Pronto, chi parla? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Volevo sapere, ma lì, Troia... Sì, sì. Bene. Senta, non ho capito bene, come si chiamano gli abitanti di Troia? Troiai? Sì, Troia. Troiai? Sì, Troia. Sì, Troia, ma gli abitanti di Troia, come si chiamano, signor nonno? Troiai? Siamo troiani. Troiani? Ah, troiani. Sì. Ho capito. Bello, troiani. Senta una cosa, mi deve levare da uomo a uomo una soddisfazione. Ma lì a Troia ce ne sono di troie? E mo ne vedo troppo a seno. Eh? A Troia sono tutto un pesce lungo, Tengono tutto il pesce lungo. Eh? Sì, ma le donne. No, le donne che montano lui, montano. Sì, mi fa piacere. Io monto anche 72 anni a Montagu. 72 anni e monti ancora? Bravo. Come ho fatto a capire? Ma vabbè, insomma, complimenti, però ce ne sono di troie. La ringrazio. A Troia ce ne sono di troie? No, da voi. Ma chiedo, ma non mi hai risposto, mi hai detto c'è il pesce. Come? Mi hai detto che avete il pesce lungo, ma io voglio sapere, di troie ce ne sono? Sì, ogni paese che vai, lo sai che trovo. Ogni posto c'è, capito, cioè, le troie ci sono dappertutto, giusto? Sì, bravo. Capito. Che vai, costante che trovo. Io devo venire a Troia e ho bisogno di una troia. Una troia di Troia. Dove la trovo? Mi può dire un indirizzo? Hai bisogno? Sì. Ci vuole 10 milioni. 10 milioni. Passa già una donna di Troia, ci vuole 10 milioni. Per una scopata 10 milioni. E che quello voglio dire? Perché lì scopiamo lui. No, ma dire a sera scopiamo qua. Ma io vengo lì e ve le scopo tutte, lei quante ne scopa? Quante ne scopa lei? Secondo quanto mi piacciono a me. 7-8? No, 7-8 no. Ma la mandina, che ci puoi che 7-8? Ma a 72 anni non ti si rizza mica più. Non ti si rizza mica più. No. Che stufa chiusa, sì. Ma che sei? Fammi sapere che ma sei? Gli abitanti di Troia sono tutti figli di Troia? Nata voda. E viva Troia! Senti, tu tieni la faccia di un trione, però. Tu tieni la faccia come il culo. Senti, volevo. Tu tieni la faccia di un trione. Cioè, la faccia del troiano? Sì, bene, senti una cosa, ma Elena la conosci, Elena? Elena? Sì. No, veramente no, ma non è detto. È di Troia. No, ma questo non è questo culo Troia che dici tu. E che Troia è? Ma questo è troppo a rete, com'è? No, ma pensavo... Non è quel Troia che tanta mila anni fa. Ma si è visto Achille passare da qualche parte? Ne capisci? Si è visto Achille? Chi è? Quello biondo, Achille. Achille. L'ha visto? Sì, l'ho visto. Passare lì da ma Troia. Ma non è quello però. Ma visto? Scusa, ma tu quando esci dalla città lì, lo vedi per caso? Questo è un Troia? Sì. Che è a parte. A parte, capito? Ho capito, ma quando ascolta! Quando scacciano un culo a tutto quanto che ho un culo, sì, come pesce. Hai capito? Sì. Quando scacciano un culo a te e quando lì tutti intorno. Ma quando esci un po' dalla città, non vedi un grosso cavallo di legno?
No, no, non è quello cavallo di legno. Non ho mai... è cavallo di pesce. È cavallo di pesce. Non pensi altro che a pesce. Io trimo un pesce quando è un cavallo. Ehi, quanto se ne... è un ciuccio quando è. E quanto è lungo, quanto è lungo? Un ciuccio per la capoccia che non mi ha stecchito quando la busca giù. Hai capito, non ho capito niente. Senti, ma quanto ce l'hai lungo tu? Hai capito? Non vuoi rispondere, Ma tu dici 40 centimetri. 90? 40 centimetri. 40 centimetri, madonna ragazzi. 40 centimetri. No, non ci... Un tengo a stagliare quando un cavalluccio di 6 mesi. Qui non ci crede nessuno, guarda. Non mi credi. 40 centimetri. Lo voglio vedere questo fenomeno, 40 centimetri. Stai attento a me, in altre due parole. Ma chi va a trombare gli elefanti? Stai attento in altre due parole. Dille. Due parole ancora. Vai, due parole, una e vai. Vai. Ma state buono. Hai già finito? Sì, sì. Ah, state buono, sono due parole. No, avevo due piatti della pasta asciutta. Non pensato alla pasta asciutta tu. Ciao. Salutami Troia. Sì. Beh, se non altro, questo signore ci ha dato delle delucidazioni di cui avevamo bisogno, giusto? Avevamo veramente bisogno di sapere come si chiamano i troiani, si chiamano troiani, gli abitanti di Troia, e questo è importante saperlo. E poi altre cose varie. Troia, lui ce l'ha di 40 centimetri. Tante cose non l'ho capite, ma forse voi, Sì, di più. Come no? Certo, ho fatto un altro numero, quindi insomma, questa bella località. Lui era anche al corrente di Troia. Pronto? Sì, pronto? Sì. È Troia? Sì. Ah, senta signora, mettiamoci d'accordo, per una cosa completa, insomma, tutto quanto vado a spendere? Di che cosa? Per un servizio completo, signora, quanto vado a spendere, volevo sapere. Ma che servizio? Mi ha detto è Troia? Sì. Appunto, voglio sapere quanto spendo per un servizio completo. Tutto compreso, insomma, un po' di tutto. Facciamo. Facciamo un'ora, voglio dire, mezz'ora, tre quarti d'ora. Troia, è proprio Troia. Oppure come si dice da noi, le maiala. Sì, vabbè, no, ma non in questo senso, perché le signore ci sono cascate tutte, anche gli uomini, tutti hanno risposto è Troia sì, è Troia sì, è Troia sì, è Troia sì. Faccio l'ultimo numero perché ho solamente 30 secondi di tempo a disposition e quindi non posso andare molto oltre questo limite invalicabile. Vediamo un po', sentiamo se qualcuno risponde e se magari... no, invece no. E non ho proprio più tempo. Sono diventati 10 secondi, ma che fa? Un altro numero così? Così, proprio così? Ecco, ma proprio così, così, sì. No, non ce la posso fare, dai. È finito qui. Sì. No, non risponde nessuno. No, niente. Niente, mi dispiace perché avevo un'altra domanda da fare. Vabbè, sarà per un'altra volta. Buongiorno e bentrovati all'ascolto da Marianna Balfour. Seconda giornata di lavori a Bruxelles per il Consiglio europeo. Sul tavolo la Costituzione e il successore di Prodi. Sentiamo. Non c'è accordo sul nome del figlio. Non c'è il soldazzo, stasera io mi ammazzo. Passerò per pazzo, ma me ne porto un... Ma se c'è il soldazzo, io non mi strapazzo. Sto qui e mi sollazzo, non mi rompete il...